Veramente buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV. Al via dunque oggi anche in Friuli Venezia Giulia i test sierologici per verificare se un campione di 8.000 residenti del Friuli Venezia Giulia è entrato in contatto o meno con il coronavirus e ha quindi sviluppato i relativi anticorpi. A effettuare questi test sarà la Croce Rossa e noi siamo in collegamento proprio con la nostra Monica Nardini che si trova nella sede della Croce Rossa di Udine per raccontarci come è iniziata questa serie di controlli in questa mattinata. Monica, buongiorno, a te subito la linea. Sì, buongiorno Angela, ci troviamo come detto nella sede della Croce Rossa di Udine, Croce Rossa che in questa indagine nazionale a campione, che riguarderà quindi come detto quasi 8.000 persone, circa 7.900 in tutto il territorio regionale, avrà il compito in realtà di contattare le persone che sono state individuate per questa indagine nazionale dall'Istat sulla base di determinati parametri che sono rappresentative per le loro caratteristiche dell'intera popolazione regionale. Quindi la Croce Rossa da oggi ha avviato ufficialmente le telefonate per contattare tutti questi cittadini, lo fa attraverso il coinvolgimento di 21 operatori in tutto il territorio regionale della Croce Rossa che provengono dai 9 comitati locali ma che sono riuniti in 5 sedi di comitati, quella di Udine appunto, la nostra, quella di Palmanova e poi sono impegnati anche a Gorizia, a Magnago e a Pordenone. Era presente stamattina anche qua a Udine proprio la presidente del comitato regionale della Croce Rossa Milena Cisilino, dunque vediamo che cosa ci ha detto. Avviate dunque ufficialmente le telefonate per questa indagine nazionale che nel territorio coinvolgerà circa 8.000 persone in tutto il Friuli Venezia Giulia. Sì, le confermo, sono 7.900 i nominativi dei cittadini della regione che ci sono stati trasmessi dal Ministero e selezionati tramite Istat che da oggi in orario dalle 9 alle 18 riceveranno la chiamata di Croce Rossa. Una particolarità e un suggerimento alla cittadinanza, il numero che li chiamerà sarà un 06, quindi il prefisso nazionale di Roma. Invitiamo a rispondere. È vero che tanti cittadini vi hanno scritto anche delle mail per proporsi per questa indagine? Sì, è stato un fenomeno stranissimo che in realtà ci aspettavamo, ma non con questa intensità. Tutti i nostri comitati sono stati contattati da popolazione, anche il comitato regionale, via mail, via telefono, quelle che potessero essere le forme per candidarsi per partecipare a questo monitoraggio. Questo ci fa ben sperare, perché significa che c'è interesse nei confronti dell'iniziativa e quindi confidiamo che ci sia la massima adesione da parte dei selezionati. Però è anche vero che candidarsi non si può, possono insomma recarsi nei punti indicati solamente le persone di cui avete i nominativi. Esattamente, chiediamo questo aiuto di disciplina ai nostri cittadini, nel senso che coloro che saranno invitati a partecipare sono quelli che sono stati selezionati secondo le diverse categorie di interesse per fotografare la situazione sul territorio nazionale e regionale. Tutti gli altri interessati sono eventualmente invitati a recarsi dal loro medico di famiglia per verificare se sussistono le esigenze di essere sottoposti a questa verifica. Quindi chi riceverà la chiamata cosa dovrà fare? Come avverranno i passi successivi? Chi riceverà la chiamata di Croce Rossa Italiana, ripeto, con prefisso 06, verrà informato dal nostro operatore su quelle che sono le opportunità di prelievo, quelle che sono le siti e le disponibilità orarie per andare a effettuare il prelievo stesso e verrà informato su quelli che sono i percorsi sanitari successivi. Sono circa 21 i centri predisposti a livello regionale per questi test e sono anche 21 gli operatori che avranno il compito di fare queste chiamate. Sì, è una ricorrenza numerica occasionale, però i 21 centri di prelievo predisposti dalla sanità regionale garantiscono una buona capillarità sul territorio e quindi una sufficiente vicinanza per i cittadini e quindi un ridotto disturbo. C'è poi anche la possibilità per determinate tipologie di fragilità e vulnerabilità, alcune che sono già pre-identificate tramite campionatura Istat, altre che emergeranno nel corso delle telefonate, di ricevere prelievo domiciliare. In questo caso il personale di Croce Rossa si presenterà solo ed esclusivamente dopo che è stato concordato l'appuntamento, quindi invitiamo la popolazione a diffidare da eventualmente chi si presentasse a nome nostro, senza che ci sia prima stato un riscontro diretto tra noi e il cittadino.
Ultima cosa, Milena, che tempistiche si prevedono per questa indagine sul territorio regionale? Dunque, le tempistiche sono quelle standard fissate per tutto il territorio nazionale, quindi da oggi per 12 giorni i nostri centralini saranno funzionanti nelle chiamate, compreso il sabato e la domenica, e a partire da mercoledì per altri 12 giorni i centri prelievi lavoreranno a massima intensità di accoglienza della popolazione per completare tutti i prelievi che saranno prenotati. Quindi 2 settimane in tutto, 14 giorni. Vi riaggiorno per quanto riguarda i nominativi presenti nel vario territorio regionale, i quantitativi per quanto riguarda la provincia di Udine. Si parla di 3.451 persone nella provincia di Udine che saranno contattate dalla Croce Rossa da oggi e nei prossimi giorni. Per Trieste, della provincia di Trieste, saranno 1.502 i cittadini, in quella di Gorizia 912 e nella provincia di Pordenone si parla di 2.035 persone che dunque saranno contattate dalla Croce Rossa. Dalla sede di Udine è tutto, Angela, a voi la linea. Grazie a Monica Nardini per questi aggiornamenti. E adesso vediamo altri numeri, quelli che ci riferiscono gli ultimi contagi e purtroppo anche gli ultimi decessi causati da questa epidemia. Cominciamo con i numeri del Friuli Venezia Giulia. Nella nostra regione le persone attualmente positive al coronavirus sono 462, 51 in meno rispetto alla data di ieri. Ci sono ancora 2 vittime nelle ultime 24 ore, 2 vittime che portano il totale delle persone decedute a 329. C'è una persona ancora ricoverata in terapia intensiva, 62 invece quelle ricoverate negli altri reparti. I totalmente guariti sono 2.445, 52 in più rispetto alla rilevazione precedente. Questi dunque gli ultimi dati aggiornati da parte della Protezione Civile regionale che ci riferiscono anche di 3 nuovi contagi appunto nelle ultime 24 ore per un totale di 3.236 persone contagiate dall'inizio dell'epidemia. Vediamo anche i dati nazionali. A livello nazionale in tutto il paese al momento le persone risultate contagiate dal coronavirus hanno raggiunto le 229.858 unità. Questo è il dato aggiornato. Ci sono al momento 56.594 persone positive. Le vittime sono 32.785, le persone guarite 140.479. Le variazioni rispetto al bollettino precedente, ovvero quello della giornata di sabato, vedono 531 nuovi casi di positività, 50 vittime e 1.639 guariti. Le persone positive sono 56.594, 1.158 in meno rispetto a sabato. Per quanto riguarda il numero delle persone decedute, il bollettino riferisce di 0 decessi in Lombardia, un dato ha precisato questa mattina il governatore della Lombardia Fontana, da prendere con le pinze perché molto spesso nelle giornate festive ci sono dei ritardi nella comunicazione e nell'aggiornamento di tutti i dati. La cosa che mi rasserena, ha detto comunque Fontana, è il fatto che il numero dei nuovi contagiati stia diminuendo. E poi, sempre per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano anche dall'agenzia ANSA, c'è una presa di posizione del ministro Boccia che dice: se va avanti così non riapriamo la mobilità tra le regioni. Questo alla luce delle tante, troppe persone che si sono viste in giro senza rispettare le normative in questo fine settimana. A fine settimana, ha detto Boccia, il Consiglio dei Ministri farà le sue valutazioni in base al numero dei contagi e per lo sblocco della mobilità tra regioni faremo le nostre valutazioni. Non è detto, ma potrebbe diventare inevitabile prendere tutto il tempo che serve. Queste le parole di Boccia.
E se in Italia e in Europa l'epidemia sta rallentando, in altri paesi, soprattutto in Sud America, la situazione non è ancora sulla via del miglioramento. Andiamo a vedere questo servizio che ci fa il quadro su questa epidemia di coronavirus nel mondo. Il coronavirus continua a correre in giro per il mondo, come dimostra l'inquietante numero tondo di vittime negli Stati Uniti, vicine a 100.000. Tuttavia, il virus sta prendendo un'altra direzione, virando a sud del mondo, con una crescita record. Il Brasile, che fa dell'America Latina il nuovo epicentro, con ormai oltre 700.000 contagi e quasi 40.000 morti. A dispetto del sostanziale negazionismo del suo leader Bolsonaro, il Brasile resta il battistrada del Sud America, quasi 350.000 contagi, circa 1.000 morti in 24 ore. Seppur con numeri più contenuti, non va meglio in Perù, che ormai ha superato i 100.000 contagi, e in Cile, con oltre 65.000 casi. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità guarda con attenzione anche all'Africa, che ha superato i 100.000 contagi. Anche se, rivela l'OMS, nel continente il virus sembra aver preso una strada diversa, con numeri contenuti rispetto agli 1,3 miliardi di persone. L'Europa ha superato la soglia di 2 milioni di contagiati, ma pian piano riprende a respirare, eccezion fatta per la Russia, che conta circa 10.000 nuovi casi al giorno. Virus sempre più minaccioso anche in India. In un giorno sono stati registrati quasi 7.000 casi di contagio in più, il più forte aumento dall'inizio della pandemia nel paese, secondo quanto riferito dal Ministero della Sanità. Oltre 130.000 in totale i casi nella penisola indiana, quasi 4.000 i morti complessivi. Mentre in Cina, sabato, per la prima volta non si sono registrati nuovi contagi. Gli ultimi dati parlano di pochi casi, un traguardo importante per Pechino, sebbene i calcoli non tengano conto degli asintomatici. E in questi giorni vi abbiamo raccontato la ripresa di tante attività nella nostra regione, dalle palestre ai parrucchieri, ai bar e ristoranti. Oggi siamo andati a vedere come riprende l'attività anche nelle scuole guida. Monica Nardini ha sentito un istruttore, Francesco Zoff, allora andiamo a vedere cosa ci ha raccontato. Fortissimo per entrare in auto, misuriamo la febbre, ma abbiamo questo termoscanner, dopodiché guanti monouso per ogni allievo, igienizzati, chiaramente col gel prima di rientrare. All'interno il veicolo sarà già pulito e areato, alla fine della guida il medesimo comportamento, chi esce dovrà pulire le parti a contatto che ha usato, quindi volanti, comandi e compagnia bella, dopodiché getterà il guanto in apposito contenitore per indifferenziata e a quel punto, dopo 4-5 minuti di areazione, arriverà il secondo allievo con la medesima procedura, quindi sempre termoscanner, misurazione, pulizia diciamo così dei guanti monouso, sempre con il gel igienizzante, e dopodiché la guida finirà. Come altri comportamenti tra un allievo e l'altro, ovviamente degli spray appositi e disinfettanti a norma di legge ed eventualmente copertura di alcune parti come il poggiatesta o i sedili, in base poi a un altro accorgimento. Gli allievi hanno, nelle linee guida si chiara, si parla più o meno in modo molto sottinteso, non devono entrare a contatto, oppure devono farlo il meno possibile, con sedili e altre parti, quindi evitare altri oggetti a bordo come borse, come marsupi, come anche abiti corti, quindi con pelle scoperta a contatto con i sedili. Questo comporterà un po' di rallentamento ovviamente per l'attività anche pratica, avete certamente una stima di un terzo di allievi in meno nella giornata media? Per una struttura di guida penso, abbiamo fatto un calcolo così alla grossa, un terzo in meno di guide al giorno, e quindi anche questo a ritmo regolare, se è chiaro ci sono dei problemi o all'inizio sicuramente sarà un po' peggio, ma questo è lo standard più o meno. Per quanto riguarda l'esaminatore che dovrà sedere ovviamente qua dietro, restano ancora delle incertezze su come si procederà? Sì, quando avremo delle linee più precise potremmo prepararci a questo, ma diciamo che in linea di massima si tende a ridurre il tempo di contatto con le persone da parte dell'istruttore e degli esaminatori, e quindi immaginiamo che si vada su quello tipo di ritmo all'esame identico alle guide, quindi meno guide sicuramente al giorno, però in sicurezza. La CGIL Funzione Pubblica lancia l'allarme per quanto riguarda i lavoratori del terzo settore, in particolare i lavoratori delle cooperative sociali impegnati generalmente nei servizi educativi, nei servizi a supporto delle scuole, degli asili. Sono 6.000 in Friuli Venezia Giulia quelli che in questo momento sono senza lavoro e rischiano anche di non avere un sussidio di disoccupazione per i prossimi mesi. Ci ha spiegato bene la situazione Orietta Olivo, segretaria regionale della CGIL Funzione Pubblica. Sentiamo. Questi lavoratori hanno una sorta di cassa integrazione diversa che si chiama FIS, Fondo di Integrazione Salariale.
Purtroppo nel decreto rilancio, quello che è appena stato emanato, sono state concesse anche a questi lavoratori altre 9 settimane di FIS, come per gli altri lavoratori, è stato prolungato, no, di altre 9. Solo che per questo settore se ne possono utilizzare solamente 5 adesso e 4 da settembre in poi. Questo fa sì che chi ha cominciato la sospensione alla fine di febbraio, ai primi di giugno finisce completamente qualsiasi ammortizzatore sociale, perché non può attingere le ulteriori 4 settimane che sono state spostate a settembre. Quindi, se noi calcoliamo che questi lavoratori e lavoratrici finiscono tutto la prima settimana di giugno, fanno le ferie il mese di giugno, le ferie del 2020, hanno luglio e agosto completamente scoperti. Inoltre, essendoci il giustissimo blocco dei licenziamenti, anche se in teoria potessero trovare un altro lavoro, non potrebbero andarsene, quindi rimangono, come dire, cristallizzati in questa situazione senza reddito certamente per 2 mesi. Naturalmente i sindacati a livello nazionale stanno facendo pressione affinché si modifichi e si dia la possibilità anche a loro di utilizzare queste 4 settimane consecutivamente. Per queste persone ci sarà la possibilità magari di rientrare in gioco con l'apertura dei centri estivi nelle prossime settimane? Sì, questo potrà dare qualche respiro anche in virtù dell'articolo 48 scritto già nel decreto Cura Italia, quindi quello precedente, che permetteva agli enti locali che danno in appalto i servizi, di rimodulare questi servizi per dare alle cooperative in modo che queste stesse abbiano i liquidi per poter pagare i propri lavoratori e le proprie lavoratrici. E a proposito di centri estivi, da oggi il comune di Palmanova fa sapere che è possibile preiscriversi ai centri estivi che saranno attivati nella città stellata dal prossimo 22 giugno per la durata di 8 settimane. Il comune sottoscriverà un progetto che vedrà assieme la parrocchia del Santo Redentore, il tennis club Nova Palma, il club Sunshine e il comitato della Croce Rossa di Palmanova proprio per organizzare questi centri estivi. Sarà possibile contattare le singole realtà, si legge in una nota del comune, per segnalare il proprio interesse a partecipare all'iniziativa che è rivolta ai ragazzi dai 6 ai 17 anni. In questa prima fase, spiega ancora il comune, è importante capire quante sono le persone interessate a frequentare i centri estivi per organizzarli nel miglior modo possibile. Un nuovo fiume è pronto per essere assaltato a colpi di centraline idroelettriche. È il Fella, dove il comune di Pontebba è pronto ad avviare un impianto. Legambiente del Friuli Venezia Giulia e il Comitato per la tutela delle acque del bacino montano del Tagliamento si oppongono. Ne abbiamo parlato con Sandro Carnieluti, presidente dell'associazione ambientalista. Sentiamo l'intervista raccolta da Davide Zanirato. Sandro Carnielutti, presidente di Legambiente Friuli Venezia Giulia, ritorna ad attualità il capitolo legato alle concessioni e alle derivazioni idroelettriche perché stavolta è in pericolo il fiume Fella. Ma io dirò due cose relativamente a quello che è i rischi dal punto di vista dell'ecologia del fiume. Noi sappiamo che oggi il Fella, per gran parte del suo percorso, il suo stato ecologico è appena sufficiente. Per cui ci sono dei problemi e ci sono delle migliorie sicuramente da portare, perché entro il 2027 il fiume deve arrivare a uno stato di qualità ecologica buono. È evidente che se noi andiamo a ridurre le portate attraverso derivazioni, centraline idroelettriche, questo comporta un peggioramento della qualità. E stiamo andando in direzione inversa a quelli che sono gli obiettivi che l'Europa e il buon senso, no, ci chiedono. Una seconda considerazione legata al fiume, più in generale ai corsi montani, è l'alterazione del ciclo idrologico. Cosa vuol dire concretamente? Che c'è meno neve, si riduce la nevosità, per cui le riserve, no, d'acqua in quota, uno, due, aumentano le frequenze, no, delle siccità estive. Per cui derivazioni,
alterazione del ciclo idrologico, noi rischiamo fra qualche anno di avere in asciutta una parte dei nostri corsi d'acqua durante il periodo estivo. E questo assolutamente noi dobbiamo prevenire. Un'ulteriore considerazione è che finché i comuni non sostengano politiche dirette o indirette che depredano le risorse del territorio, ecco, noi dobbiamo valorizzare, sostenere, no, quei comuni che tutelano il capitale naturale, no, e i servizi ecosistemici a cui tutti noi siamo beneficiari, soprattutto le popolazioni a valle e di pianura, attraverso strumenti economici innovativi. Ecco, questo è uno dei grossi dibattiti per la fase 2 che riguarda le aree interne, post-Covid. La pagina della cultura adesso, esce il docufilm In un futuro aprile, un viaggio alla scoperta degli anni friulani di Pierpaolo Pasolini attraverso la voce di Nico Naldini, poeta e cugino di Pasolini. Sarà presentato in anteprima italiana al Biograph Film Festival di Bologna dal 5 al 15 giugno. A firmare il documentario sono Francesco Costabile e Federico Savonitto. Vediamoci un'anticipazione. I primi ricordi della vita sono ricordi visivi. La vita nel ricordo diventa un film muto. Tutti noi abbiamo nella mente un'immagine che è la prima o tra le prime della nostra vita. Il primo mio libro è uscito nel 42. È un libro di poesie in dialetto friulano, che è il dialetto di mia madre. E come catturare un sogno, come catturare un'immagine passeggera, qualcosa che appare e dispare. Siamo arrivati alla pagina sportiva adesso. Si apre oggi la prima settimana intera di allenamenti di gruppo per i club di Serie A. Udinese al lavoro con una doppia seduta in palestra al mattino e in campo al pomeriggio in vista della possibile ripartenza del campionato. Sentiamo il servizio. Doppia seduta per ricominciare. Questo è il menù con cui i bianconeri iniziano oggi la prima settimana intera di allenamenti a ranghi completi, in attesa di conoscere la data di ripresa del campionato. Lavoro in palestra in piccoli gruppi al mattino, pomeriggio in campo al Bruseschi per la parte tecnica e per riprendere sempre più confidenza con il pallone, che da qualche giorno è ricomparso nelle sedute dei bianconeri dopo due lunghi mesi di lockdown. Si alzerà gradualmente il ritmo in vista della possibile ripartenza, che dovrebbe avvenire nel weekend del 13-14 giugno, al massimo in quello del 20 e 21. Questo perlomeno è l'obiettivo annunciato dal ministro Spadafora, orientato a escludere un ritorno in campo a fine giugno per evitare di ricorrere alla formula di play-off e play-out. Il protocollo sanitario relativo alle partite intanto è giunto già ieri sera con un giorno di anticipo all'attenzione del comitato tecnico scientifico. Resta per il momento valida la norma sulla quarantena, con isolamento del singolo e ritiro per il gruppo squadra in caso di nuovi contagi, ma se i prossimi dati epidemiologici daranno gli esiti sperati, potrà essere adottata una linea più morbida. Confermati anche i tamponi ogni 3-4 giorni e i test sierologici ogni 2 settimane. Sulle partite a porte chiuse, il ministro è invece aperto alla possibilità di trasmettere i match in diretta e in chiaro. Diretta dei gol per tutti, partita intera per gli abbonati, secondo il modello tedesco.
Si torna dunque a lavorare e noi siamo pronti per seguire gli allenamenti dei bianconeri con Pomeriggio Calcio che ritorna in diretta da quest'oggi a partire dalle 15. Oggi è anche una giornata di festa in casa udinese per il compleanno di Giampaolo Pozzo. A lui dedicheremo uno speciale in onda questa sera alle 20:20, uno speciale per raccontare la sua lunga storia alla guida dell'Udinese a cura di Massimo Campazzo e Guido Gomirato. E poi come ogni lunedì alle 21 la prima serata con il Tonight di Giorgia Bortolossi assieme ai suoi ospiti. Adesso è il momento delle previsioni del tempo, allora vi lascio al servizio che ci racconta come proseguirà questa giornata per quanto riguarda il meteo, curato dall'Osmer Arpa. Il TG News 24 ritorna in diretta alle 16. Buon pomeriggio a tutti. Buona giornata e ben ritrovati. Condizioni di tempo buono sulla nostra regione. Ci sono correnti settentrionali in quota sia nella giornata di oggi e anche nei prossimi giorni. Sono correnti che appunto arrivano da nord, a tratti portano un po' di umidità sulla zona alpina, quindi ci aspettiamo nel pomeriggio un po' più di variabilità, la possibilità di qualche locale pioggia sulla, diciamo, sulla cresta delle Alpi, ma potenzialmente anche qualche temporale, c'è una possibilità molto bassa, quindi di base diamo tempo comunque soleggiato, appunto con variabilità al pomeriggio. Temperature stazionarie con valori perfettamente direi nella norma del periodo, sono temperature molto gradevoli, abbiamo sentito anche ieri le massime intorno ai 25 gradi, con un'atmosfera tutto sommato nei bassi strati abbastanza secca. Per quanto riguarda la prospettiva rimane così per diversi giorni, quindi direi che al momento non ci sono segnali insomma di cambiamenti in vista, quindi tempo tutto sommato piacevole direi da tarda primavera.